Ciao, Jonathan Raffaelli. Allora, in questo video parliamo di dimagrimento e in particolar modo voglio fornirti quattro elementi fondamentali che, se non sono presenti nella tua quotidianità come strategia, non ti porteranno mai da nessuna parte. Il video vuole essere molto semplice, diretto, schietto, consigli pratici da applicare, nessun tecnicismo, per quello c'è sempre tempo, ti invito a scrivermi, ti ricordo che collaboro con medici, nutrizionisti e dietisti in modo tale da ottimizzare i tuoi risultati. Allora, dicevo, permettimi innanzitutto una premessa, lo dico sempre nei miei video e lo dico anche molto spesso sui miei social come Instagram: dimagrire e perdere peso sono due aspetti completamente differenti. Perdere peso e quindi vedere l'ago della bilancia che scende verso il basso non ha niente a che vedere col dimagrire, perché per definizione dimagrire vuol dire mantenere o possibilmente migliorare, quindi aumentare massa muscolare a discapito della massa grassa, ovvero dobbiamo riuscire a perdere grasso e potenzialmente tenere o addirittura aumentare il nostro muscolo. Questo appunto avviene solo se questi quattro pilastri sono rispettati. In fondo a questo video ti lascio poi con una sorta di diciamo chicca aggiuntiva che può aiutarti o velocizzare il tutto. Allora, primo aspetto fondamentale: deficit calorico, e quindi di nuovo l'alimentazione da protagonista. È impensabile mangiare di più rispetto a quello che si consuma in fondo alla giornata e riuscire a dimagrire. È molto banale come concetto, ma quello che mi accorgo parlando anche con i miei clienti o comunque con le persone che in genere ruotano attorno al negozio, non si ha idea di cosa si sta mangiando, né in termini di calorie né assolutamente in termini di nutrienti, quindi carboidrati, proteine e grassi. La maggior parte delle persone tenta di stare a dieta, spesso diete restrittive che vengono mollate velocissimamente, come ovvio che sia, e quindi questa non conoscenza, questa non percezione di cosa si stia facendo ovviamente non porta dei risultati. È una cosa che molto spesso bisogna fare insieme a dei medici ed ecco perché io collaboro molto spesso con loro. Per cui ti invito di nuovo a contattarmi, venirmi a trovare il negozio se vuoi qualcosa di molto specifico e che veramente funzioni senza farti arrabbiare, perdere tempo o farti schizzare di testa perché sei troppo a dieta restrittiva. Appunto, contattami, passa al negozio, ti metto in contatto senza problemi. Il secondo aspetto fondamentale è l'allenamento resistente con carichi progressivi di peso. Tradotto in parole spicciole, allenarsi con i pesi. Molti di noi hanno paura dell'allenamento con i pesi, soprattutto la parte femminile, perché si ha questa paura infondata, tra l'altro, di ingrossare o cose di questo tipo. Quindi molti, quando si approccia al dimagrimento, vedo tanto che si affacciano ad allenamenti super aerobici, corsa, circuiti a non finire, a sfinimento, cose di questo tipo. Allora, sappi che se non riuscirai ad avere un allenamento ben pianificato e strutturato anche con i pesi, e quindi un progressivo aumento di intensità, un progressivo aumento di volume, un progressivo aumento di carico, e quindi far sentire la muscolatura e percepire un certo tipo di impulso, ecco, dicevo, senza tutto questo non riuscirai mai ad ottenere un vero dimagrimento, perché non riuscirai ad innescare nessun processo di crescita e tonificazione. Per cui mi raccomando, non è un aspetto da poco, smetti di perdere tempo in allenamenti sempre solo aerobici. Il terzo aspetto fondamentale riguarda ovviamente il concetto che quasi mai se ne parla in realtà, che è quello del sonno. È stato dimostrato ormai da migliaia di studi, fondamentalmente da anni, che riuscire a dormire nelle ore principali in cui il corpo naturalmente è predisposto a dormire, per cui diciamo entro la mezzanotte, tendenzialmente tra le 9 di sera e le 11 per essere molto più precisi, aiuta molto non solo a prevenire problematiche anche gravi quale diabete, cancro, eccetera eccetera, ma aiuta sicuramente a una rigenerazione del corpo, una migliore distribuzione della famosa body composition, per cui il discorso proprio della massa muscolare, massa grassa, eccetera eccetera, e aiuta ovviamente tutto il rigenero per quanto riguarda la parte ormonale e via dicendo. Per cui andare a letto con abitudine, un orario consono, è sicuramente una strategia fondamentale. Il quarto aspetto riguarda l'avere un sufficiente apporto proteico a fine giornata. È fondamentale essere coscienti di quante proteine mangiamo, di quante proteine necessitiamo, e arrivare in fondo alla giornata e avere raggiunto quella soglia. Soprattutto essendo in deficit calorico, quindi per definizione
diciamo, privare il corpo di una certa quantità energetica induce ovviamente qualcosa di non positivo a livello generale, no? Quindi è una restrizione di per sé. E quindi avere un apporto proteico abbastanza elevato è sicuramente un'arma vincente nel mantenimento e in alcuni casi nell'accrescimento della muscolatura. Quanto sia questo apporto proteico è molto soggettivo, varia da persona a persona, da stile di vita, da tipo di allenamento, cioè ci sono troppe variabili per dare un parametro generale. Sicuramente i famosi 2 grammi per chilo di peso corporeo in deficit calorico è un ottimo standard di partenza. Ancora una volta, per approfondire questi concetti, ti invito a contattarmi o a venirmi a trovare il negozio, possiamo approfondire la chiacchierata e sicuramente fornirti eventualmente numeri di telefono che possono aiutarti in maniera ancora più precisa. Ecco, arrivato in fondo a questo video, e concludo con questa, diciamo, opzione aggiuntiva che in realtà, se ben pianificata, aiuta moltissimo il dimagrimento, che è l'utilizzo di prodotti naturali specificatamente creati e composti in modo tale da aiutare la tua diciamo perdita di peso generale e soprattutto di massa grassa. Io in negozio personalmente ho qualcosa come 12 prodotti diversi che agiscano a diversi livelli, che si possono contestualizzare sia in persone che non fanno sport ed altri che invece sono più efficaci affiancando un'attività sportiva. Per cui io direi che come informazioni sono abbastanza, spero di essere stato sempre chiaro come ogni volta, ti invito di nuovo a farmi tutte le domande di questo mondo senza nessun tipo di problema e senza nessun tipo di impegno, e ricordati che se vuoi davvero ottenere qualcosa devi essere disposto a fare dei compromessi, e fare delle cose a casaccio sicuramente non ti porterà da nessuna parte. Molto spesso le persone mi chiedono, come succede anche in questi giorni, come si fa ad esempio a togliere l'ultimo strato di pancetta finale per mostrare l'addome o cose di questo tipo. Allora lì sappi che più chiedi di essere esteticamente perfetto, ovviamente perfetto tra virgolette, e più devi essere disposto a fare dei sacrifici in termini di conteggi calorici, in termini di cibo, in termini di allenamento. E quindi, come al solito, più assi l'asticella verso l'altro e più devi fare dei sacrifici.